Allora, questo speciale, ragazzi, lo dedichiamo qua a Ovada, ma lo dedichiamo a due persone fantastiche, anche perché qua ho un quadro che mi fa tornare indietro dei tempi, ma tanto, tanto, tanto. Allora, da questa parte qua abbiamo Tullio, ciao Tullio. Ciao, ciao. E da questa parte qua abbiamo Franco, ciao Franco. Ciao, ciao. Che sono, diciamo, gli ultimi, il gruppo era formato da 7 e ne sono rimasti 3, diciamo, 2. A Milano, uno a Milano. E... Allora, si parla infatti di questo speciale, si parla di musica. Tullio, da quanti anni hai suonato tu? Se dirti la verità non me lo ricordo, ma saranno... è dal 48 che suono, dal che ho 48. Suonato. Possiamo dire la tua età, Tullio? Sì. Guarda, se non fosse che uno speciale farei un quiz. Indovinate l'età di Tullio? Beh, dovete sapere che Tullio ha ben 90 anni, però si lamenta per qualche dolorino, non vi dico altro, Tullio? È giusto che devo lamentarmi. Perché... Allora, Franco mi ha detto, io non so cosa dire, perché chi parlava era sempre Tullio, anche durante le serate. Io me lo ricordo perché ero piccinino, ma che quello è, diciamo, il casinista, come si dice Oleale. Sì, è vero, ha ragione. Qualcuno doveva farlo, no? Lo facevo io. Allora, voi suonavate tutto dal vivo? Tutto dal vivo. Allora non esistevano registrazioni, non esisteva basi, niente. Si faceva tutto dal vivo e era molto più bello. E l'orchestra era nuovo stile. Nuovo stile. Nuovo stile. Che poi è venuto fuori con l'affare lì del primo applauso. Allora, tu li hai conosciuto anche il grande Dino Crocco, avete suonato insieme, poi vedete anche le fotografie. Sì, e Tullio, voi come preparavate la scaletta una volta? Arrivavate lì? La scaletta? Non esisteva. Non esisteva. So che io suggerivo, Franco fai questo pezzo, vado, facciamo l'altro pezzo, e lì loro pronti, via. Non c'era scalette. Come... Cioè, tu ti regolavi a seconda di come la gente ballava. Ecco, conoscevo bene il pubblico. E allora di lì sapevo cosa fare, ecco. Potevo anche sbagliare, non so. Vabbè, cioè, però... No, quello no, perché poi sì, una volta esisteva proprio il ballo liscio, ecco, era proprio liscio. Ma no, non era solo il ballo liscio, perché all'epoca nostra era il ballo, era la musica che veniva dall'America, no? Pensiamo dire il swing. Il swing, sì. Il swing. Allora il liscio è venuto... dagli anni 70 era avanti che l'abbiamo fatto, ma allora si faceva tre valzer in tutta la sera, per dire, ma poi erano tutti ritmi, tutti il tuo strumento? Strumento mio? Batterista. Lo sappiamo. Io, infatti lo vedete, adesso vi facciamo vedere un piccolo brano che ha interpretato durante un'intervista, diciamo, è venuto nel mio studio. Andiamocelo a vedere un attimo, poi ritorniamo qui con questo speciale. Voglio amarti così, eternamente, voglio amarti ogni dì, con tutto il cuore, solamente il tuo labbro sa dirmi le cose più belle. Solamente i tuoi baci sanno darmi la felicità. Come il sole sei tu nella mia vita, ogni giorno di più risplenderà. Le campane che suonano dicono al vento di Dio, voglio amarti così. Allora, qui invece abbiamo Franco. Ciao Franco. Sì, ciao. Allora, Franco, io non ti ho visto suonare perché non sei venuto in studio, però il tuo strumento? Saxofono e clarino. Saxofono e clarino. In bemolle e clarino, sì, bemolle. Ma dimmi un po', a quei tempi, Sciurtiva de Palanche suonando? Qualcosa, sì. Qualcosa di facile. Poco, ma insomma, noi lavoravamo tutti, lavoravamo. Quindi era lavoro in più questo? Sì, sì, sì.
Si partiva insieme in comitiva? Insieme, sì. Grandi mangiate prima di iniziare? Sì. Grandi bevute prima di iniziare? Beh, prima sì, ma anche dopo. Ah sì? Dopo si faceva sempre delle mangiate, certi paesi ti preparavano lì, aiolotti, tutto quello che... E poi dopo di notte ti saluto, andare a dormire. Vai a dormire, lui dice a Pontechine. Sì, un pollo lì rostito, quando abbiamo finito di suonare era lì, e noi mangiamo. Beh, quello è vero, anche perché ho notato adesso anche io con la compagnia, e gli altri anni si arrivava, ti preparavano, piano piano riducono, tanto da arrivare un gotto di vino, se ti fa piacere. E camminare. Purtroppo adesso la crisi c'è, però a quei tempi, anche se guadagnavate poco, c'era la soddisfazione di vedere la gente divertirsi, no? Sì, quello sì, quello la gente era contenta, noi anche, e poi il guadagno, ecco quello che devo dire, che era pulito. Non avevi tutte ste tasse. Ecco, perché noi siamo arrivati al punto di arrivare alla fine, di ritirarsi proprio per quelle faccende lì. Troppe spese. Troppe spese, il 50% ti andava già sulle spese. Certo. Allora è finita. Comunque allora erano tempi così. Quello che si guadagnava erano 20-30 lire. Anzi, io mi ricordo le prime 1000 lire che ho guadagnato. L'ho guadagnato sai dove? A Belforte. Alla festa di Belforte. Ma la date c'era Briata che suonava la fisarmonica, qualche morto, sai? E lui ha suonato io e lui un altro, Pierino di Silvano. 1000 lire, le prime l'ho messo in un quadretto. E sono rimasta impressa. Allora, io a parte che ho un rispetto vostro perché siete dei grandi, veramente, perché avete portato la musica nei nostri posti, però cosa possiamo consigliare ai ragazzi, ai giovani? Di suonare. Se vogliono intraprendere questa, diciamo, carriera. Sì. Di continuare a studiare clarini e insomma certi strumenti. Voi avete proprio studiato? Sì, qua nella scuola, poi sono andato da Perrone da qui, maestro buono, e abbiamo continuato con lui. Perché hai scelto la batteria, Tullio? Ma è una combinazione. La combinazione perché io cantavo un po', no? E dico la verità, quando ero più giovane cantavo abbastanza bene, avevo voce. E questo complessino che nasceva Ovada, che era gli Eros, che non era ancora gli Eros, l'abbiamo fatto noi poi dopo. Hanno detto, vuoi venire, c'era Guizzardi, non so se l'hai conosciuto, vuoi venire a cantare un po' con l'orchestra, proviamo un po'. E io ho detto, vabbè, vengo. Vado lì in quel posto, eravamo in una cantina, provare, e c'era la batteria, e il batterista non c'era. Il batterista non c'era, ho detto, provo poi. Che pensi mi? Mi sono seduto, hanno detto tu suoni la batteria e sono andato avanti così. Ma pensa, vedi come sono le combinazioni, una cosa di questo, all'orecchio, certo. Tu invece non hai mai cantato, hai sempre suonato? No, sempre suonato. Sì, poi nel liscio, nel cha-cha, nel tango. Allora andiamoci a sentire un altro brano che hanno fatto, che ha eseguito sempre nel nostro studio, che io ho battezzato, e ti ricordi, io vi ho battezzato Vecchi Ricordi, perché quel giorno lì mi avete fatto tornare indietro di tanti anni. Andiamoci a sentire il secondo brano. Lasciamoci così senza rancore, dolce amore, vuoi così? È stato breve e triste il nostro amore, come un fiore che sfiorì. Triste dirci addio al cuor mio, vuol così. Sì.
Allora, la curiosità del pubblico, sei bravo, suonato, avete girato, però qualche ricordo un po' particolare? Un ricordo, guarda, che me lo ricordava il mio collega, alla Sala Primavera a Genova, quando suoni un anno contiguo, tutti i sabati e domenica, in un locale, per anni, succede che poi qualcosa devi studiare, qualcosa da far ridere alla gente. E allora mi sono alzato, ho cominciato a tornare la camicia, e poi la gente guardava, diceva, ma cosa fa questo? La camicia, e poi i pantaloni li avevo in mano così. Siamo andati giù nella pista, Raffaele, il chitarrista, suonava e io facevo la danza con i pantaloni in mano. Un bel momento, tracco, ho fatto vedere sedere e ho tirato su, basta. Ma dai, ma Franco, tu c'eri? Sì, c'ero. Non ricordo cosa faceva lui. È rimasto impresso? Sì, sì. E la gente cosa faceva? Ridevano. La gente era contenta perché vedeva sempre qualcosa. Poi noi... cioè, che c'era la semplicità e la voglia di divertirsi. Eh sì. Poi questa gente che veniva lì alla Sala Primavera, che tu lo sai dov'è Genova, no? Erano clienti fissi che poi ci conoscevano. Proprio. Diventava una famiglia, una grande famiglia. Ci invitavano a mangiare a casa, non so. Insomma, era una cosa che si stava bene. Vedete che lui è arrivato a 90 anni con la musica nel cuore, ma soprattutto con tanti ricordi belli. E quindi cerchiamo di girare così in semplicità e anche nelle serate, senza fare cose complicate, ma divertirci insieme, la cosa più bella. Sì, adesso non esiste più quelle cose lì. Ma strimpelli ancora un po' ogni tanto? Sì, ogni tanto qualche colpo lo do, ma sai, la batteria, capisci che da solo non puoi. Avevo l'amico fisarmonicista, poverino, che non sta bene, e allora suonavamo ancora un po' pro qui, pro là, sai, tanto anche Franco. Non vorrei mica dirmi che a 90 anni hai smesso, quindi no. Mettiamo su un'altra orchestra, su, datevi da fare. Non, adesso abbiamo un'età che no. Comunque complimenti ragazzi, grazie per la vostra... Ah, lui suonava in banda, sì. Grazie per il tempo che mi hai concesso oggi qui. E sono contentissimo di averti conosciuto, te Franco, mi ha fatto piacere. Grazie Maurizio. Grazie Franco. Grazie a te. Abbassa la tua radio, per favore. Se vuoi sentire i palpiti del mio cuore, le cose belle che ti voglio dire, sono cose che tu sola puoi capire. Le mie parole tanto appassionate sono timide carezze profumate. Abbassa la tua radio, per favore, perché io sono geloso del mio amore. Allora, non è possibile, ma è proprio destino che questo speciale deve diventare veramente un grande speciale, perché mentre camminavo, guarda un po' chi ti ho trovato, Fabrizio, ho trovato Giovanni. Ciao. Che il tuo vero nome artista è? Juan Sars. Ciao Juan Sars. Allora, con Giovanni, l'avete visto già nei filmati che abbiamo fatto vedere, perché io ho fatto vedere dei pezzi che avete realizzato nel nostro studio. Sì, certamente. Vi ho battezzato Vecchi Ricordi. Sì, Vecchi Ricordi, sì, sì. Però, sì. Però meritate veramente, perché dimmi un po' Giovanni, da quanti anni è che suoni? Ma guarda, dal 1957. Pensa. Ma sono qua giovane. Però lui è anche compositore e autore, sì, di testi. Autore, esatto. Musiche circa quasi 500 musiche, insomma. 500? Sì, 500. Tra l'altro, insomma, più liscio, perché quell'epoca c'era stato il boom del liscio, quindi allora andava per la maggiore, ecco. Certo. E poi altri generi, come ho scritto anche delle cose classiche, ecco. Certo. Giovanni, tu sei chitarrista? Sassofonista. Sassofonista, ma vedo che suona anche la chitarra spesse volte. Sì, spesse volte.
pianoforte, ho suonato anche il basso, perché appunto c'era un'esigenza diversa, ecco, quindi allora mi sono adattato. Come dicevo già con i tuoi colleghi, tutto dal vivo. Tutto esclusivamente dal vivo. Rigorosamente dal vivo, senza basi, senza niente. Ora purtroppo per ragioni anche così tecniche. Ecco, di suoni particolari che non si possono fare dal vivo, certo. Si va con le basi. Però senti Giovanni, una caratteristica oppure una curiosità, levami questa curiosità. Suonando dal vivo, ti è capitato di steccare? Sì, tantissimo. Tantissimo. Fare anche delle brutte figure, cioè uno poi si sente mortificato, no? Quando sbaglia, no? Non è che l'ha fatta apposta di proposito. Certo, ma poi siamo umani, ragazzi. Siamo sbagliare. Umani, sbagliare per carità è umano. Quante serate facevi alla settimana quando eri proprio nel club? C'è stato un boom, quattro sere alla settimana. Quattro sere alla settimana. Certamente ci avevamo i nostri 20 anni, certo. E quindi allora pesavano meno e poi c'erano questi recuperi molto veloci, no, diciamo. Quindi insomma più che altro è la passione, perché per me il percorso musicale è stato molto importantissimo, certo. Perché appunto mi ha dato serenità, la gioia di esprimermi quando vedevo tanto pubblico, a me mi esaltava. Entusiasmi, certo. Mi esaltava. E senti Giovanni, io faccio il maleducato, però voglio far capire a questi giovani che bisogna studiare per avere poi una soddisfazione. Fino a che età? Quanti anni hai Giovanni? Guarda, io ne ho 74, compiuti sono dalle 42. 74, vi posso dire che lui suona ancora adesso e incide e suona e scrive musica. Sono ancora in attività, anzi ogni tanto mi chiamano per dei concertini, così faccio dal volontariato, insomma mi diverto, è la cosa più bella che ci sia, ecco. Giovanni, io ti ringrazio per questa che mi hai concesso questa intervista, perché sono orgoglioso, ma soprattutto di voi, di vedere che queste persone sono sempre euforiche, così allegre, hanno voglia di dare ancora per l'età che avete, insomma, che potreste dire quetiamo un ma po'. Ma chi se ne frega, ecco, no, invece siamo sempre attivi. Bravissimo, grazie Giovanni. Grazie a voi. Fabrizio, hai visto che interviste abbiamo fatto oggi? Abbiamo beccato tre grandi della musica dei nostri posti, perché questo è importante. Voi siete di Ovada ed è giusto far conoscere i personaggi ovadesi. Certamente, perché poi tra l'altro c'è stato un certo periodo, anni 60, che Ovada io la consideravo la capitale delle orchestrine, perché c'era un... Ce n'erano tantissime. Sì, giravi l'angolo, sentivi in questi cantinati suonare. E tutte le sere feste, prove, e poi questa cosa qui di fare contratti di qua e di là, di andare nei paesi a fare queste sagre, mettersi d'accordo uno con l'altro. Non diciamolo, perché ti viene ancora la sera adesso a dire: ma senti, ma quegli anni hai pagato? Sì, no. Erano altri tempi, ci si divertiva con meno norme. Certamente, le leggi erano un pochino più diverse, comunque. No, le leggi erano dalla nostra, cioè aiutavano chi aveva voglia di fare qualcosa, mentre invece adesso se non hai dei soldi non riesci più a realizzare nulla. Certamente che adesso non so, ci vuole il progetto dell'ingegnere del suono, ci vuole il geometra qui e là, insomma tutte quelle norme purtroppo che chiedono, forse sarà anche giusto, perché alcuni da fastidio. Sai cosa c'è Giovanni? Sì. Che una volta la norma era bevi un gotto di vin e vanne a suonare. Sì, tantissime volte io mi sono trovato a suonare così alla Fiora, con della gente mai vista, ma è bello suonare così, che la gente poi ti canta. Ma io anche con Giovanni salivo sul palco e dicevo: Giovanni, facciamo questa, boom, si partiva. Sì. Era bello così. Sì. Giovanni, ciao. Grazie ancora, grazie per la tua partecipazione, grazie a voi che ci avete seguito in questo speciale, ma poi ne faremo degli altri, quindi ci vediamo ai prossimi speciali. Grazie Fabrizio, se impara da loro, non che fai il camera.
per me, basta. Mettiti a cantare. Ciao, ciao. Ci vediamo alla prossima. Thank you.